Le ragazze dell'appunto del Sala Consilina, dopo la splendida vittoria ottenuta nella prima di campionato in casa con la Comal Civitavecchia, sono pronte a scendere nuovamente in campo. Domani pomeriggio le biancorosse salesi saranno impegnate in trasferta a Roma contro la Fonte Roma Eur. Sarà una gara non facile visto che le padrone di casa sono reduci dalla sconfitta subita in trasferta a Pescara con il Danunz Kobo Group. Le romane sicuramente dovranno riscattarsi dinanzi al proprio pubblico, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta del loro debutto assoluto in Serie B2 dinanzi ai propri tifosi. Una trasferta non facile per l'appunto, perché dal canto suo si presenterà a Roma con il morale alle stelle. Tutta la squadra infatti ha lavorato e sta lavorando bene, ma come è ovvio la forma migliore arriverà più avanti. In ogni caso la cosa più difficile e importante non è entrare in forma subito, ma avere continuità durante l'anno. Intanto fra gli sportivi salesi c'è molta attesa per quanto concerne il sestetto base che schiererà mister Iannarella, il quale non si sbilancia e afferma: considero tutte le mie atlete allo stesso livello, non esistono titolari o riserve. È chiaro che nella rosa ci sono giocatrici più esperte, ma al momento non ho ancora deciso chi scenderà in campo dal primo minuto. Certo è che ho molta fiducia in tutto il gruppo. Intanto buone notizie giungono anche per quanto attiene la gestione societaria. In settimana si sono aggiunti nuovi sostenitori al progetto sportivo della Polisportiva Antares, i quali ne condividono appieno propositi e programmi per l'immediato ed il futuro.